territorio? È qualcuno! Allarme! Qualcuno allarme! Allora fuori! Con me. Non devi chiedere. Dai, andiamo. Calma. Piano, piano. Di Elisir è cessata? Oltraggioso. Fry intende consegnare Londra nelle mani del crimine. O magari non ha nessun piano preciso e grazie, si diverte solo a giocare con le nostre vite. Il manicomio è chiuso. L'intero settore medico della città è nel caos. Lui non sa, non comprende le conseguenze delle sue azioni. Quell'uomo è un vero anarchico. Signori, questo tè mi è stato portato dall'India, via nave. Poi è giunto allo stabilimento. È stato impacchettato e un carro l'ha portato a casa mia. È stato messo in dispensa e poi preparato per me. Il tutto da uomini e donne che lavorano per me, che devono a me, Crawford Starrick, il loro lavoro, il loro cibo e la loro stessa vita. Lavorano nelle mie fabbriche, come pure i loro figli. E voi venite a parlarmi di questo Jacob Fry, un insignificante ratto che osa chiamarsi assassino. Voi insultate la città che lavora di giorno e di notte e che ci permette di bere questo prodigio, il tè. Ho quasi terminato le mie ricerche. La nostra amata Londra non dovrà sopportare un così folle criminale ancora a lungo. E che mi dite di sua sorella, Miss Fry? Miss Fry verrà eliminata. Molto presto. Delizioso. Scusa l'interruzione, iniziato. Volevo dirti che Sean e Rebecca sono sfuggiti a Otzoberg. Berg ha un'unità, il Team Sigma. Violet da Costa è il suo supporto. Cacciano e uccidono gli assassini da un bel pezzo.